Il futurismo è un'invenzione di Filippo Tommaso Marinetti. Il 20 febbraio del 1909, sul quotidiano Le Figaro a Parigi, Filippo Tommaso Marinetti fa pubblicare il manifesto del futurismo italiano, il primo manifesto, ne seguiranno tanti altri che spiegheranno mano a mano quella che è l'ideologia dei futuristi. È un rinnovamento dell'arte quello che Marinetti propone, un rinnovamento della cultura, un rinnovamento però anche della vita. Essere futuristi significa essere futuristi non soltanto nell'arte, ma in fondo è un modo di essere, è un atteggiamento verso la vita. Ma chi era Filippo Tommaso Marinetti, questo giovane anarchico che ha saputo innanzitutto opporsi alla tradizione e che ha saputo poi creare un linguaggio nuovo e un movimento che durerà tanti anni rispetto anche alle altre avanguardie. Marinetti era uno scrittore simbolista, anche alquanto convenzionale, che vive questo momento agli inizi del Novecento di un simbolismo che sente però la necessità di un nuovo linguaggio, di un rinnovamento. Marinetti ha la grande capacità di capire che c'è bisogno di un vento nuovo, che c'è bisogno di un rinnovamento nell'arte e nella vita. E questo lo farà con una serie di iniziative che sono, tra l'altro, possiamo dire alla base anche di quella che potremmo definire una comunicazione contemporanea, una comunicazione moderna. Infatti, Marinetti non è soltanto un grande animatore culturale, è stato un grande comunicatore. Prendiamo ad esempio i manifesti. I manifesti fino ad allora si usavano per scrivere delle pacate osservazioni letterarie. Ora invece i manifesti sono veloci, provocatori, violenti, perché la violenza, il pugno e lo schiaffo era quello che Marinetti nel suo manifesto aveva proposto e propugnato. Ancora le serate futuriste. Queste serate futuriste erano delle serate in cui si veniva quasi sempre, si finiva scazzottate, a reazioni molto violente, ma questo era quello che Marinetti voleva, perché questo significava parlare dell'avvenimento, significava finire sui giornali, significava comunicazione. Il primo manifesto lo fa pubblicare a Parigi. Parigi, il centro dell'arte, quindi chiaramente un pubblico più ampio. E poi addirittura a Milano mette su una sorta di ufficio vero e proprio dove c'è la distribuzione di volantini, dei manifesti, spesso gratuitamente. Chiaro che tutto questo a Marinetti è facile perché Marinetti ha una sua condizione economica agiata, per cui naturalmente potrà pagare i viaggi di alcuni pittori all'estero, potrà, diciamo, dare spazio a questa sua passione. È una vera campagna di promozione quella che egli fa e gli riesce in realtà molto bene. Ora, certamente dobbiamo vedere anche il contesto in cui si muove Marinetti. Marinetti vive agli inizi del Novecento una realtà del nostro paese che da paese agricolo, da civiltà contadina in un certo senso, sta passando invece a quella che è una civiltà industriale. Le industrie, la città in fermento e quindi naturalmente in questo contesto ecco che Marinetti sente quello che è il progresso come qualcosa di violento ma assolutamente positivo per l'uomo e l'uomo in questo contesto non può arroccarsi in una dimensione, quella precedente, quella della tradizione, ma deve viceversa avere quello che è un nuovo linguaggio, un nuovo modo di porsi, un suo nuovo modo di essere. E il futurismo ha, dicevo prima, vissuto una vita lunga. Infatti c'è una prima fase che va dal 1908 al 1918. In fondo questa viene chiamata la fase eroica perché sono gli anni della lotta, sono gli anni in cui bisogna far conoscere il movimento, naturalmente ci sono grandi ostilità. Il secondo e si riunisce intorno a Boccioni, per lo più a Milano. Il secondo che andrà dal 18
18, il secondo periodo, la seconda fase che andrà dal 18 al 44, invece si riunirà attorno alla figura di Balla a Roma e in realtà finisce questo senso di provocazione e di lotta. E si va avanti maggiormente verso quella che è una promozione di oggetti, di suppellettili, vedremo, di varie attività che però non rientrano, non fanno più parte di quella prima fase eroica di lotta e di combattimento per far sì che i propri ideali vengano accettati.